Benvenuti a Sena, museo navigante! Ciao Presidente, grazie dell'ospitalità! Arrivederci! Ferne la nostra prima espressione di condivisione di intenti con il Museo del Mare e della Navigazione. E di qui partiremo, ne faremo altre, avremo altre occasioni di condivisione di progetti, di cultura, di marineria, per far vedere come il club italiano non è soltanto attività di regate come ci sono oggi con le nostre barchette piccole, bensì anche storia della marineria, condivisione di tante storie antiche che vogliamo semplicemente condividere con tutti quelli che avranno voglia di vederci. Siamo qui con i ragazzi del nautico di Spezia che ci racconteranno cosa fanno oggi, ma cosa stanno facendo sia prima che poi dopo. Diciamo, noi siamo qui per introdurre il museo navigante. Stiamo facendo un progetto di alternanza scuola-lavoro con l'associazione Nave di Carta. Stiamo qua, siamo arrivati ieri pomeriggio, stiamo fino a Imperia mercoledì pomeriggio. Siamo qua a Genova per promuovere i musei del mare, la cultura marinaresca italiana. Nave di Carta è un viaggio di 1800 miglia. Comprende 25, in realtà 27 tappe. Verrà a Set, dove ci sarà un festival della marineria in cui parteciperà anche la nave di Carta. Siamo nel golfo del porto di Genova e diretti a ormeggiare davanti al Galata, al MUM, al Museo del Mare, accompagnati da imbarcazioni caratteristiche di Genova, dalla Cresa del Mare, imbocchiatori, capitani di porto. È la tappa importantissima di Genova, di questo museo navigante, che prevede due giorni di iniziative e incontri con giovani, scolari, popolazione, oltre che istituzioni. Rete molto interessante che si affianca a questa dei musei marittimi italiani condotta dal Museo Navigante, che è la rete dei musei del mare del Mediterraneo. Sta diventando una vera e propria rete delle reti dei musei marittimi. Si è incominciato con una rete dei musei catalani, si è proseguito con quella dei musei liguri, di cui il MUMA in qualche modo è capofila, e poi anche dei musei della Campania, dei musei dell'Adriatico. Quindi qui si conclude con il Museo Navigante un po' tutto questo messaggio che vogliamo mandare. I musei marittimi si devono mettere in rete per valorizzarsi l'uno con l'altro e farsi valorizzare anche all'esterno. Dopo il campionato del pesto siamo qui a parlare sempre di genovesità nel nostro mare con un museo navigante che fa sì veramente che si possa parlare sempre più dell'eccellenza del territorio genovese. Siamo a bordo della goletta Lo Ferne con il Museo Navigante, questa è una delle tante iniziative che con il MUMA stiamo portando avanti, un modo per rilanciare l'economia del mare, il turismo in questa città che sta avendo tantissimi risultati. Nonostante la pioggia siamo contenti di prendere la pioggia per i nostri marinai che hanno circumnavigato l'Italia fino a Genova e proseguiranno per 7.